E andremo a fare, per la rubrica ovviamente, i trucchi strani, andrò a fare qua nel viso la zebra. Speriamo che mi riesce bene e userò gli ombretti di questa palette qua, dove c'è la tela di ripiani, insomma. Andrò a usare gli ombretti e userò soltanto l'acrilico bianco, insomma. Quindi acrilici oggi niente, solo il tubettino quello bianco e gli ombretti, i trucchi proprio. Niente, cominciamo subito. Eccomi qua ragazzi e ragazze, allora questo qui è il trucco strano per la rubrica di oggi, la zebra, mi piace veramente tanto, molto fine, infatti
gli ombretti proprio per fare il trucco, eccetera, eccetera, per fare i trucchi, no? Sono molto meglio dei colori acrilici perché appare più, boh, mi appare più realistico, più bello. Poi le sfumature ti vengono molto, molto bene. Infatti, ho usato il colore acrilico solo per fare i puntini qui e le sfumature qua, insomma. Ho fatto prima, avete visto, tutto bianco, poi ho sfumato di nero. Qui ho messo un po' di ombretto rosa, uguale a questo, però non si vede tanto. Questo qui è il trucco, insomma. Mi piace veramente da impazzire. Carinissima la zebra, mi è venuta veramente bene. Mi piace veramente tanto. Voi cosa ne dite? Fatemi sapere sotto al video nei commenti cosa ne pensate di questo trucco strano. Che da lontano pare di... Vabbè. E mi raccomando, spolliciate questo video se il video vi è piaciuto. E niente, sotto i commenti vi ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate. E noi ci vediamo presto al prossimo video. Un grande bacio, mua, e alla prossima. Ciao!